domanda su di lei, leggiamo la domanda. Lei si ritiene A, un coglione, B, un uomo maturo, C, una persona capace di comprendere? Posso rispondere io? Prego, andiamo a migliorare. Vabbè, rispondi tu però, risponderei anch'io. C, forse. Non sono più sicuro di niente. Ho il filmato. Oddio, mi sta divertendo. Imparare a stare vicino ai problemi della tua famiglia, l'hai capito? Perché io vado a giocare, no? Io vado a lavorare, l'avete capito questa cosa? Vado a lavorare! Tua moglie è esaurita e non ce la fa più. Non ce la fa più? No. Nemmeno io ce la faccio più. Nemmeno io. Se non ero capace di fare la mamma e la moglie, se ne accorgeva prima, se ne accorgevo. Guarda che cosa sono ridotto per non mangiarmi la frisa tutti i giorni. Ma mo, vuoi andare a aiutarla? Aiuto. Che sta male? Sono tutte chiacchiere, chiacchiere. Ah, sì. Quello sta meglio di mettermici insieme. Ah, meglio. Sì. Mm. E tutte le medicine che si prende? I psicochimici. Sì. E a me lo stai a dire? Con tutti i soldi che siamo a buttare. Quello, sopra la scatola del Valium, mi hanno messo la fotografia sua, hanno messo. Pensasse a cantare, pensasse. Mamma sta vomitando. E tu ancora qua stai? Ancora non hai preso il volo. Quel che lavorava alla regione, dove sta? Quello non è il tipo per tua figlia. Ah, non è il tipo per mia figlia? No. E gliene vogliamo fare uno su misura, gliene vogliamo. Ringrazio se qualcuno se la prende, il ginde tutto, come sta? Due al prezzo di uno. Poveraccio che mi fa una pena, mi fa. Ma io me ne vado. Dove vai tu? E non ti far vedere troppo in giro, che la vergogna è assai. Mo vuoi andare a aiutare tua moglie? No, smettesca, è tutta una scena. Fatta l'alzare dal letto, fare i servizi!